tenuto su questo un atteggiamento potentissimo, temendo a questo potere. No, non bisogna mai dimenticare, insomma, si chiama trappola intucidile. Uno a un certo momento Obama aveva detto la Russia ormai non fa più paura, è diventata una potenza puramente regionale. Chiaro? Ed è una cosa che Putin ha preso proprio veramente, no? Perché il tentativo di costruire uno spazio imperiale, cioè, c'è un documento trovato, sei proprio interessato, no? Il tentativo di ridimensionamento di un paese che abbia, Ludwig Dio, un grande storico tedesco, dice i popoli che si sono affermerati alla fonte del potere hanno un ricordo del loro passato imperiale. Provate a guardare il caso inglese. Boris Johnson, che è arrivato a dire Obama è un nemico dell'impero britannico. Ma dov'è l'impero britannico? Oggi Gibilterra, compagnia, c'è l'impero britannico, avete capito? E quanto ancora queste fantasie imperiali operano. Guardate Erdogan, chiaro, le tendenze neo-ottomane, quanto nel mondo sti elementi che sono spesso deformazioni della mente nel guardare una realtà che non esiste più, sono talmente forti da spingere. Esatto. No. Bene, adesso ci sono 10 minuti. Ecco, resteremo solo appunto i saluti, vi ringrazio per la vostra partecipazione, spero che insomma le informazioni, la competenza secondo me eccezionale. Potremmo dire questo, sì, che sì. Chi volesse, fosse interessato a ricevere informazioni su iniziative vostre, abbiamo una molto interessante, la società letteraria, fra una settimana, venerdì la prossima settimana 17:30, se mi dà la sua email, lo inseriamo tra le mail list, ricevete una o due mail al mese, poi che vi bombardiamo, eccetera, su iniziative che teniamo, insomma, a Verona, soprattutto in città o anche in giro per la provincia, va bene? D'accordo. Ecco, siamo arrivati veramente alla fine, vi do la buonanotte e grazie.